santuario che ci parla della luce, dell'amore di Dio, che ci arriva da tutti i lati, per tutto il corso della giornata, e anche di notte c'è sempre una luce, e il Santissimo Sacramento che continua ad irradiare la grazia divina, la misericordia divina sulla nostra vita. Siamo venuti qui proprio per indicare l'atto completo della vita nel battezzato e del discepolo, che alla scuola di Gesù impara a cogliere e graziare per l'ultima parola, la consegna che Cristo ci ha fatto. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Noi accogliamo questo dono che Gesù da tanto nella croce ci ha fatto. Dicevo stamattina, la croce di Cristo è il segno più eloquente, completo, definitivo della misericordia di Dio, del Padre. Vedremo in modo essenziale, meditando i misteri del Santo Rosario, cercando dei misteri dolorosi, e quindi pensando alla passione di Cristo, la consegna, le parole che dicevo poc'anzi, devono risuonare costantemente nella nostra preghiera, nel nostro cuore, nella nostra invocazione. Perché possiamo arrivare a Cristo per Maria e da Cristo essere rimandati alla Madre Sua come esempio di Tempio dello Spirito, di Donna della Parola, Donna dei nostri giorni, diceva Don Tonino Bello, che mi permette di riprendere nei nostri giorni, Donna di oggi, dell'oggi santifico. E a questa scuola, carissimi presbiteri e fedeli, che dobbiamo riscoprire sempre più il nostro essere Chiesa, per quanto piccola in rapporto, perché siamo a Roma, alle grandi chiese particolari, noi siamo Chiesa Sacramento della Presenza di Cristo. Noi siamo comunità di Dio in cammino verso il regno, popolo in cammino. E dobbiamo sentirlo questo. Abbiamo sperimentato nella vita degli anni che si è alzato troppo presto al mattino, di chi è stato bagnato da acqua abbondanza, ma anche di questo sole che gratuitamente ci riscalda e ci illumina. Non è forse questo l'esperienza della fede che facciamo giorno in giorno? E allora risaltiamo, chiediamo a Maria di aiutarci a rinsaldare questa fede, a crescere come i suoi figli, a meditare e contemplare i misteri del Santo Rosario. E vi prego, vi chiedo di pregare molto oggi, secondo proprio le intenzioni di tutta la nostra Chiesa particolare, della nostra diocesi. La preghiera è sempre universale, chiaro, preghiamo per tutta la Chiesa, ma preghiamo per la nostra diocesi. Cominciamo per esempio ad affidare a Maria questo anno della misericordia, perché possa essere veramente, forse anche alla luce della spinta nell'esperienza che abbiamo vissuto, un impegno ad essere più attenti nel corso delle giornate, non aspettando la prossima visita a San Gabriele, la cattedrale o a Notre, ma nel corso della giornata di lungo volutamente, perché Papa Francesco ci ha ricordato che se dai da mangiare agli ammalati, se vai a visitare un ammalato, se accogli un carcerato come un ferito e un fratello, se hai pietà per i morti,
se sei disposta ad accettare, ad accogliere gli stranieri del tempo, nonostante tutte le riserve mentali che non mancano anche nella nostra diocesi. Tutte queste cose che te hai elencato, queste opere di misericordia corporali, sono scritte nella Bibbia, perciò sono diventate catechismo. Qualche giorno fa, facendo la catechesi sul visitare i carcerati, pensiamo chissà che cosa, andiamo a leggere la storia di Giuseppe nella Genesi, venduto dai fratelli, finito in carcere, diventato consigliere e aiuto dei carcerati, che poi si sono dimenticati di lui, dopo altri 2 anni trascorsi in carcere innocentemente, il faraone l'ha chiamato. La storia si ripete. Ecco perché è morto oggi. È morto oggi, santifico. Chiediamo, proprio per l'intercessione di Maria, che tutti, almeno tutti quelli che si dicono cristiani, che credono nella parrocchia, oltre alla propria vita di pietà religiosa, devozionale, riscoprano il senso della Chiesa comune, della comunione ecclesiale che si vive nella Chiesa particolare. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Vogliamo affidare ancora la Madonna a un altro evento che ci attende, e lo anticipo: nel prossimo mese di dicembre cominceremo a ricordare i 9 secoli, 9 secoli, da quando San Bernardo è arrivato a termine come vescovo, e vedremo come fare conoscere San Bernardo, improvvisando una visita pastorale in tutte le foranie. Quest'anno stiamo facendo l'esperienza della lezione divina, dei momenti di spiritualità. L'anno prossimo lo vivremo, se Dio vorrà, con il nostro santo padrone, San Bernardo, padrone della diocesi, non solo di Teramo. Una persona semplice, nobile, ma un uomo di Dio, che addirittura ha scelto di diventare eremita ed è stato strappato dall'eremitaggio, da Fossa Cesia, dove si era ritirato, e portato a Teramo come vescovo, perché la sua fama di santità, la sua saggezza pastorale si riconosceva, e noi non possiamo lasciarla a 9 secoli fa. Ce dobbiamo riappropriare di vedo. Allora i santi hanno un significato, se no diventano come gli stendardi che hanno agito. Riappropriamoci di questa presenza della diocesi e riscopriamoci come popolo santo di Dio e di Cristo. E infine, ancora vi ripeto la preghiera per tutti i nostri seminaristi, per gli altri che saranno ordinati, per i giovani sacerdoti, perché soprattutto dei presbiteri, dei primi collaboratori del vescovo, sia testimoniata e sia trasmessa al popolo la comunione della Chiesa diocesana. Perché non siamo gruppi a parte, non siamo partiti, non siamo squadre di pallone. Siamo popolo di Dio in cammino. Un solo popolo, con tanti paesi, tante frazioni, un solo popolo. E io confido che veramente tutto il presbiterio possa non solo testimoniare, ma annunciare, dire, comunicare
insegnare questa comunione che non è rimane vincolata all'altare e alla celebrazione eucaristica, è vincolata alla nostra vita, a noi come noi la viviamo. Il Signore ci dà la grazia. Affidiamo allora queste intenzioni alla Vergine Santa oggi, Madre della Madonna del Divino Amore, pregando per i sacerdoti anziani, per tutti i vestiti presenti, per gli ammalati, per quelli che non sono potuti venire o che hanno preferito fare altri programmi. Preghiamo per tutti, perché così la nostra famiglia ecclesiale cresce, e cresce non per merito di qualcuno, ma solo per grazia. Perché se lo Spirito Santo smuove il nostro cuore, non possiamo restare lì per lo Spirito fa crescere la comunione e l'unità. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Di affidamento alla Madonna del Divino Amore, cominciando a dire tutti insieme: Vergine Immacolata Maria, Madre del Divino Amore, rendici santi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, o Madonna del Divino Amore che tante volte hai manifestato la tua bontà materna verso di noi, accogli la nostra fiduciosa e fervida preghiera. Perché tu ci ottenga da Gesù la grazia della salvezza nostra e di tutta l'umanità. Mondo sia liberato da ogni odio, ingiustizia e violenza. Perché gli uomini si sentano fratelli e vivano nella concordia e nella pace. Ed ora, mentre ricordiamo in questo luogo con gratitudine il voto del popolo romano che durante la Seconda Guerra Mondiale invocò ed ottenne dalla tua intercessione la salvezza della città di Roma, con gioia ci affidiamo al tuo cuore immacolato. Ti riconosciamo nostra madre, o Maria, e ci dichiariamo disponibili alla tua azione materna che ci aiuta a vivere da figli di Dio. Perché, sostenuti da te, possiamo consacrarci più generosamente a Cristo ed essere cristiani maggiormente impegnati. Per essere più fedeli alle promesse del battesimo, di rinuncia al male e di adesione all'insegnamento di Cristo. O Maria, volgi il tuo sguardo misericordioso
misericordioso alla Santa Chiesa, alla nostra comunità diocesana di Teramo Atri e a tutto il genere umano, al nostro paese, alle nostre città e alle nostre famiglie. Concedi a tutti i popoli la liberazione dalla fame, dalla violenza e dalla oppressione. Benedici il nostro Santo Padre, i vescovi, i sacerdoti e i giovani che nei nostri seminari si preparano al sacro ministero. Benedici le anime consacrate, tutte le famiglie, i bambini, gli anziani, gli ammalati. Offri ai giovani la vittoria della speranza sull'angoscia, della comunione sulla solitudine, della pace sulla violenza. Benedici tutti i devoti del tuo santuario del divino amore. Guarda a noi qui presenti, accompagnaci nel cammino della vita e liberaci dai pericoli. Mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Dio di bontà infinita, concedi ai tuoi fedeli, per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Misericordia, di sperimentare sulla terra la tua clemenza e di contemplare la tua gloria nel cielo, per Cristo nostro Signore. Secondo le intenzioni del Santo Padre, per lucrare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male. Ave Maria, piena di grazia, sacerdoti defunti, in modo particolare Don Enrico Liberatore, tanto devoto alla Vergine Santa, che più di un mese fa ci ha lasciati. E voglio ricordare anche oggi la madre di padre Roland, uno dei padri salvatoriani, i quali non sono presenti oggi perché sono andati al funerale della mamma del loro confratello. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Salvatore del mondo. E ora faremo nostre le parole dell'Apostolo Paolo.
lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito. Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Parola di Dio. Com'è dolce, Signore, abitare la tua casa. L'anima mia anela e desidera gli atti del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Padre nostro, per avere lo stesso spirito, uno spirito di misericordia, lo Spirito Santo, il Divino Amore. I tanti miracoli che avvengono e sono avvenuti in nostro santuario sono miracoli semplici, sono miracoli del quotidiano. Il primo miracolo in particolare era semplicemente una invocazione di un pellegrino che passava andando verso Roma, è stato assalito dai cani, qui cani di randagine, e
guardando l'immagine che oggi è custodita nell'antico santuario, e guardando Maria, quello uomo, quel pellegrino, ha chiesto aiuto e subito è stato esaudito. I cani si sono spaventati, si sono smarriti nella campagna dentro e quell'uomo, sentendosi miracolato, ha sparso la voce. In pochi anni, quello è nel 1740, appena 5 anni dopo hanno pensato già di costruire l'antico santuario che si trova nella collinetta. Qui c'era il castello di Leva, un grande castello. Ebbene, nel 1745 è avvenuta già la costruzione dell'antico santuario, ma un miracolo che è molto importante è quello della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1944 Papa Pio XII ha consacrato la città di Roma alla Madonna e la città è stata risparmiata. Pensate che il Papa ha consacrato la città la mattina e il pomeriggio i tedeschi sono andati via. E quella settimana, in quel mese, l'immagine del santuario era messa nelle parrocchie del centro di Roma e così si è formato un grande pellegrinaggio, tutti che andavano a vedere Maria, a invocare la salvezza di Roma. E quel giorno è avvenuto questo grande segno. Dal 6 giugno del 44 fino ad oggi, ogni sabato i romani, come ringraziamento, partono dal centro di Roma verso qui il nostro santuario. Sono 14 chilometri dal centro fin qua. Ogni sabato vengono in pellegrinaggio proprio per ringraziare questa grande benedizione, questo grande miracolo. E quello che il Papa ha chiesto ai romani erano tre promesse: era la conversione del popolo romano, la costruzione del nuovo santuario, che è questo qui che siamo, e delle opere di carità che sono state eseguite lungo il tempo. Già durante la Seconda Guerra Mondiale quel santuario è diventato un luogo per l'accoglienza degli orfani di guerra e poi nel susseguirsi degli anni sono state create altre opere di carità. Ebbene, ecco, siamo davvero felici di accogliervi, che possiate sempre ritornare e trovare qui l'accoglienza e lo sguardo materno di Maria. Grazie per la vostra presenza. Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai scelto fra tutte le nazioni un popolo a te consacrato e dedito alle opere buone. Tu hai toccato il cuore dei tuoi fedeli perché aderiscano a te con tutto nuovo impegno e fervore. E fondi, Signore, l'abbondanza delle tue benedizioni perché rientrando nelle proprie case proclamino con gioia in parole e opere le tue meraviglie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore del cielo e della terra, che vi ha accompagnato in questo pellegrinaggio, vi custodisca sempre nella sua protezione. Amen. Dio Padre di misericordia, che in Gesù Cristo ha riunito i figli dispersi, vi conceda di essere in lui un cuore solo e un'anima sola. Amen. Dio, che nel suo provvidenziale disegno attua in voi il volere e l'operare per intercessione della beata Vergine Maria, la donna del divino amore, vi benedica e vi confermi nel Santo Spirito, nel nome del Padre,